Melone, gli effetti e le proprietà del frutto dell'estate. Con l'arrivo della stagione calda è frequente mangiare o acquistare del melone. Si tratta di un frutto molto gustoso e fresco che fa piacere mangiare durante le afose giornate estive. A parte questo però, il melone ha moltissime proprietà benefiche sia per quanto riguarda la salute, sia per la nostra bellezza. Ecco che cosa dovremmo sapere. Melone, le proprietà benefiche per la salute. Il melone è un frutto di cui ancora non sappiamo le origini precise. Sebbene molti sostengano che sia nato in Asia, molte altre prove sembrerebbero lasciare intuire che il melone abbia origini africane. Indubbiamente però si tratta di un frutto particolarmente utilizzato nella medicina tradizionale cinese, allo scopo di curare o prevenire diverse patologie. Introdotto in Italia in età cristiana, il melone ha una stagionalità prevalentemente estiva. Tutti durante la stagione calda lo mangiano, almeno una volta, sottovalutando oppure non conoscendo le sue proprietà benefiche. Innanzitutto il melone è composto soprattutto d'acqua e questo lo rende molto utile durante l'estate. Infatti combatte la disidratazione e allo stesso tempo ha un effetto saziante, senza che però si sia assunto un numero elevato di calorie. Al contrario, ne ha pochissime e di conseguenza, se lo mangiamo come antipasto vicino al prosciutto, come si fa molto spesso, possiamo davvero fare un pasto salutare e a basso contenuto calorico. Il melone può anche essere leggermente lassativo e dunque un alleato nella regolazione del transito intestinale. A causa del suo elevato contenuto di ferro, è ottimo da assumere per chi soffre di anemia. Un'idea per fare uno spuntino molto leggero, ma allo stesso tempo gustoso, è mangiare melone e yogurt magro. Ci disseteremo e sazieremo allo stesso tempo. Inoltre questo frutto è ricco di vitamina A, B e C. Di conseguenza è un ottimo ricostituente e aiuta a stimolare il sistema immunitario. In più fa bene alla pelle, ma anche all'umore. Il contenuto significativo di vitamina A aiuta a combattere l'invecchiamento cellulare e a prevenire anche la formazione di smagliature. Il melone contiene anche fosforo, sodio, magnesio e potassio. Si tratta di elettroliti di cui, durante l'estate, potrebbe sorgere una carenza a causa della sudorazione e per questo motivo questo frutto non deve mai mancare a tavola. E anche per via di questi nutrienti, un valido alleato per la muscolatura e per rinforzare i denti. Il melone è anche noto per le sue proprietà diuretiche e antinfiammatorie e ne basta anche una fetta al giorno per sperimentare personalmente i numerosi effetti positivi che sono stati elencati. Melone, come utilizzarlo per la nostra bellezza? Inaspettatamente, anche in cosmesi il melone è particolarmente utilizzato come rimedio in diverse forme. Innanzitutto, per via del suo effetto lenitivo e cicatrizzante, può essere utilizzato per aiutare la guarigione delle ferite e dei graffi. Applicato nelle aree che ci fanno male sotto forma di rimpasto, aiuta una veloce cicatrizzazione e di conseguenza guarigione. In più, il melone è molto frequentemente utilizzato come maschera di bellezza e il suo effetto positivo è che rende immediatamente la pelle idratata e vellutata. Se vogliamo preparare una crema, sarà sufficiente un decilitro di succo di melone, un decilitro di latte intero e un altro di acqua oligominerale. Conservandolo in frigo per una settimana e poi applicando il composto nelle zone più secche della nostra pelle, potremo immediatamente riscontrare dei grandi vantaggi. Si sa in più che l'estate porta anche molte scottature a causa del sole. Anche in questo caso il melone può essere d'aiuto. Frullandone metà e mescolandolo poi con l'argilla verde ventilata, otterremo un ottimo composto lenitivo e antinfiammatorio che farà gradualmente sparire il rossore della scottatura e anche il fastidio che normalmente ne deriva. Essendo un frutto ricco di beta-carotene, inoltre se assunto con regolarità, può addirittura favorire l'abbronzatura, dimostrando così un vero alleato per la bellezza.
Per quanto riguarda i consigli legati alla conservazione del melone, dobbiamo considerare che per mantenere intatti i suoi nutrienti e i suoi effetti benefici, la temperatura del frigorifero non deve mai scendere sotto i 5 gradi. Rischieremo altrimenti di far deteriorare il frutto. È consigliabile anche separarlo dagli altri alimenti freschi che conserviamo in frigorifero per evitare che assumano l'aroma, normalmente abbastanza forte, che emana il melone. Potrebbe essere spiacevole sentire quella fragranza anche sugli altri cibi. Al momento dell'acquisto prestiamo attenzione che la buccia non presenti ammaccature e che, tamburellando le dita sul frutto, non si sentano altri suoni. In questo modo sceglieremo il melone più buono e anche più nutriente. Che ne pensate? Siete già abituati a mangiare questo frutto d'estate e vi piace? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.